Buonasera signore, buonasera signori, grazie per chi sceglie la nostra trasmissione questa sera. Non si canta, non si balla, ma si fa una piccola, diciamo, indagine su quella che è la situazione politico-industriale della nostra Italia. L'avvocato Marco Mori di Riscossa Italia. Buonasera a tutti, grazie ancora a Vito dell'invito. Ebbè, colui che lotta euro sì, no, scusa, Euro sì, euro no, non no, ce la scusa. possiamo iniziare con Euro Lira sì, sì, euro no. che è un boicottaggio. Cari Ecco. ascoltatori, la crisi ha una sola genesi, euro e Unione Europea. Uscendo da euro e Unione Europea finisce anche la crisi. Non ci sono alternative. Abbiamo già visto che cos'è l'euro, no? In sostanza, un accordo di fatto di cambi fissi. All'interno di un'area di cambi fissi succede che chi ha una moneta troppo sopravvalutata si trova in condizioni di sofferenza. L'Italia è passata ad avere un surplus sulle esportazioni ed è arrivata oggi a essere un paese che importa più di quanto esporta. La Germania invece è 2 anni di fila che esporta più della Cina, ma ci rendiamo conto, da lì l'ira di Trump. Quando l'Italia uscì da un accordo di cambi fissi, cioè all'epoca dello SME per intenderci, cosa successe? Basta vedere il Corriere della Sera di allora, la Germania mai così in basso, l'Italia mai così in alto. Solo la Germania interessa a questo punto Quindi perché la moneta deve stiamo essere prendendo la adeguata telefonata. all'economia. Se tu hai una moneta troppo forte, muori, la moneta deve essere adeguata alla tua economia. Oggi l'Italia è in deflazione, cioè significa che manca moneta nell'economia reale e noi andiamo avanti a fare austerità. Queste sono politiche criminali che portano il paese alla distruzione. Cossiga, ce lo ricordiamo come Cossiga chiamava Draghi? Vile liquidatore della nostra nazione. Parole di un ex presidente della Repubblica quando ancora i presidenti della Repubblica tutelavano gli interessi nazionali. Chiamatela Ma qua Draghi in si fa audizione al avanti una politica Parlamento, nella scusate, discussione questo è dell'interesse delle importante. imprese. Draghi in audizione al Parlamento, l'avete sentito? Le piccole e medie imprese italiane devono sparire perché non sono Ma no, competitive. Cioè, ma l'ha dichiarato, è ma non agli è atti possibile, ma parlamentari. non è possibile. Cioè, Io lui non faccio politica, non faccio dichiarazioni politiche. lavora semplicemente A me interessa per un modello riuscire a rappresentare le economico, imprese e gli interessi delle ideologico, imprese. che porta il potere nelle mani del grande potere finanziario internazionale. Voi siete delle formichine, come tutti Allora, noi, e quindi vi fermi schiacceranno. là, Dovete senti, prenderne atto. fatemi Se prendere la spariscono le telefonata. imprese, Garantisco che sparisce il paese. E Telefonate Draghi l'ha poi. dichiarato Draghi, non Cosa sta io. succedendo? Poi se la collegare all'euro perché la causa della pressione fiscale è appunto le regole dell'euro, cioè proprio le norme che disciplinano l'euro che comportano un livello di pressione fiscale così alto, da lì poi il sistema tributario inquisitorio che serve proprio per vessare Scusi, i e cittadini. salvaguardare il debito pubblico, l'euro è il sacrosanto puntello del debito pubblico e di chi vive di debito pubblico, non delle imprese e nemmeno del sistema produttivo. Il signor Draghi sta semplicemente difendendo chi vive parassitariamente di Ma debito poi, pubblico. semplicemente, uno Stato che non ha la sua moneta non è più nemmeno uno Stato tecnicamente, perché ovviamente noi non possiamo emettere la moneta in cui è denominato il nostro debito. Quindi siamo È una sempre follia, dai. ricattabili dai La prima mercati. volta nella Lo storia. Stato esiste se ha popolo, territorio, sovranità. Se manca la sovranità, neppure c'è più lo Stato. Per cui, Fatemi peggio di così. Perché quando noi siamo entrati nell'euro nel 2002, si prendeva 10 milioni di stipendio. Quei 10 milioni per i politicanti sono diventati 10.000 euro. Si sono raddoppiati gli stipendi, tutti i Adesso le faccio. politicanti. Grazie, Neas Nicola. È Rapido perché l'esatto opposto, devo la sentire svalutazione che fu Bastianello, eh. fatta, cioè un cambio più svalutato possibile, allora serviva per contenere il debito pubblico che andava denominato in euro. Se allora il cambio fosse stato 1 a 1 sarebbe stata molto peggio. L'uscita sarà invece 1 a 1 e non c'è nessun problema su questo. Si interverrà anche nel decreto legge che ci porterà fuori dall'euro sulla lex moneta, garantendo che per i contratti stipulati prima l'obbligazione si pagherà non al valore ragguagliato della nuova moneta, ma al tasso di cambio di conversione al momento Cioè, dell'uscita. 10.000 euro sono 10 Ma milioni. Pensate che certo. cosa aveva detto nel 2012 Giuliano Amato. Regia, prendiamo un attimo. Nel 2012 aveva detto moneta unica dell'Eurozona, ma ciascuno deve essere in grado di provvedere a se stesso. Era difficile che funzionasse ed abbiamo visto tutti i All'inizio di quel problemi. discorso diceva che abbiamo Prima, avuto, no? Data unica questa. ascoltavo, Ce l'hai vedi, già. sono andato alla ricerca, ho studiato, insomma, per mettermi al corrente e farvi vedere tutto. Nel 2007 che cosa aveva detto? Qualche anno prima, aveva detto, essi, i leader europei, hanno deciso che il documento, la Costituzione europea, avrebbe dovuto essere illeggibile. Se fosse stato comprensibile,
ci sarebbero state ragioni per sottoporla al referendum. I primi ministri non produrranno niente direttamente perché si sentono più al sicuro con la cosa illeggibile. Essi possono presentarla meglio in modo da evitare pericolosi referendum. Complimenti davvero, perché siete l'unica televisione nazionale che ha avuto il coraggio di dire queste cose, perché sapete cosa sono. Aspetta, non hai detto niente, adesso vedrai ancora. Ma dal punto di vista processuale, sai cosa sarebbero queste confessioni nell'ambito di un processo per delitti contro la personalità dello Stato? Sentiamo, chiedo scusa, vi faccio vedere, avvocato Mori, due pagine essenziali della nostra storia. Voi di queste cose sicuramente non ci avete fatto caso, non le avete trovate. E io ve le propongo e vi dico, attenzione, guardate che cosa aveva detto questo Juncker nel 1999. Jean-Claude Juncker diceva, no, questo è Helmut Kohl, Juncker, qual è il lunga? Eccolo qua, è questo. Prendiamo una decisione, poi la mettiamo sul tavolo, e aspettiamo un po' per vedere cosa succede. Se non provoca proteste né rivolte, perché la maggior parte della gente non capisce niente di cosa è stato deciso, andiamo avanti passo dopo passo, fino al punto di non ritorno. Avete capito? Esatto. Che cosa aveva detto e ciò che sta succedendo. Esattamente quello che sta succedendo. Mentre il nostro amato Mario Monti ha detto, i passi avanti dell'Europa sono, per definizione, cessione di parte delle sovranità nazionali ad un livello comunitario. È chiaro che il potere politico, ma anche il senso di appartenenza dei cittadini ad una collettività nazionale, possono essere pronti a queste cessioni solo quando il costo politico e psicologico del non farle diventa superiore al costo del farle, perché c'è una crisi in atto visibile e conclamato. Hai capito, avvocato Mori? Questa frase la conosco bene, sai che nella copertina anche del mio libro è qualcosa di sconvolgente. Non è finita. Prodi ipse dixit nel 2001: sono sicuro che l'euro ci costringerà ad introdurre un nuovo insieme di strumenti di politica economica. Proporle adesso è politicamente impossibile, ma un bel giorno ci sarà una crisi e si creeranno i nuovi strumenti. Ancora disse nel 2014, andiamo avanti, sempre questo signore, l'encefalogramma è piatto, non è successo niente, mentre tutto il mondo si muove velocissimamente, di fronte ad una sorta di dottrina astratta tedesca e di alcuni altri paesi, si è continuato ad affrontare la crisi raccontando balle, dicendo che era un problema di riforme interne. Qui sembra quasi uno scrupolo di coscienza sul finale, mentre, che non lo sana da quello che ha fatto prima. Mentre Tommaso Padoa-Schioppa, defunto e fu, Schioppato, nel 1999 ha detto: la costruzione europea è una rivoluzione, i rivoluzionari sono impiegati, funzionari, banchieri e professori. L'Europa non nasce da un movimento democratico, l'Europa è nata seguendo un metodo che potremmo definire con il termine di dispotismo illuminato, lo ha detto Tommaso Padoa-Schioppa. Queste sono le verità che nessuno prega. Sai qual è la domanda che sorge a questo punto? Ci sarà un pubblico ministero che sta ascoltando questa trasmissione? Come è possibile che non sia stato aperto un fascicolo per valutare tutto questo? I delitti contro la personalità dello Stato sono ancora nel codice penale. Cedere sovranità, meno male, l'indipendenza nazionale è reato. Qui si parla di un complotto che dicono e confessano nero su bianco, quindi non sono tesi di pazzi.
complotto che era già stato indicato nei lavori dell'Assemblea Costituente, perché i nostri padri fondatori, quando scrivevano il modello economico della nostra Repubblica, che prevedeva sì l'iniziativa privata, ma sempre limitata dall'interesse pubblico, erano chiarissimi nel dire che il liberismo era superato già allora perché aveva causato la Seconda Guerra Mondiale. Perché cosa succede in questi casi? Se tu lasci il potere economico completamente libero, senza un controllo dello Stato per ridistribuire anche la ricchezza, alla fine questo potere economico diventa così forte da diventare potere politico. 1946, la nostra Costituzione, non dei pazzi in rete. Ecco, noi ci siamo dimenticati questo insegnamento, abbiamo creato un ordinamento che impedisce allo Stato di intervenire nel potere economico, il potere economico è diventato così forte da poter fare quello che dice Mario Monti. È fenomenale da imporre questa dichiarazione, delle fenomenale. Scelte politiche. La Seconda Guerra Mondiale è stata causata dal liberismo e oggi il potere dello Stato non interferisce nell'economia perché il liberismo è capace di tenere lo Stato fuori. Ma lei sa qual è la pressione fiscale in Italia? È collegato, ma lei sa da chi è stato creato l'euro? È collegato. Questi sono fenomeni di statalismo scellerato. Ma no, ma è proprio il contrario, è esattamente l'opposto. Ma non scherziamo, questa è la presunzione, scusi, è l'ultimo atto di presunzione fatale dell'uomo europeo che dopo il comunismo, il nazismo e tutti gli ismi che ci hanno portato un Novecento con due guerre mondiali, questo è l'ultimo atto supremo di presunzione per cui l'economia ha addirittura i rapporti commerciali tra stati, gli sbilanci si governano da parte di qualche consiglio di illuminati, che lei sicuramente nominerà certamente migliori di questi, e faranno le stesse identiche dichiarazioni, perché il punto è che c'è un sistema naturale che deve poter funzionare, di compensazioni, di elasticità, ma è il potere economico che l'ha creato, che voi, ha sulle sfruttato quali, no, questo sul sistema quale stato voi siete abituati noi. A mettere le mani e a provocare questi disastri. Noi. Oggi ho scoperto che la Seconda Guerra Mondiale è stata provocata non da Hitler, no, non dall'invasione della Polonia e della Cecoslovacchia, ma dal liberismo. Allora capisci perché non usciremo nazismo mai dall'euro. Fascismo, non usciremo, risposta, scusi, non usciremo liberismo. Mai dall'euro. Leggersi verbali dell'Assemblea Costituente. Finché, ed è un peccato finché, perché ha le idee chiare. Finché però io ho le idee chiare e lei le idee chiare. Finché, sennò, finché uscita, finché, non il tema, finché il tema di ciò che è l'euro e della necessità di uscirne viene trattato assieme ad argomenti come questi, noi dall'euro non usciremo mai. Ho una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera, mi chiamo Gabriele, telefono da Arezzo. Innanzitutto le volevo fare i complimenti a lei, Vito, per la trasmissione e per il coraggio che dimostra. E poi volevo chiedere all'avvocato Mori, cioè, cosa ne pensava appunto anche del ministro che ha fatto un proclama dicendo che la procedura di infrazione dell'Unione Europea, se andasse avanti, andrebbe a ridurre la nostra sovranità, quindi cade proprio a puntino con quello che lei più o meno diceva anche delle affermazioni di Prodi e tutti gli altri. E appunto, se non ci sono le condizioni per aprire appunto un'inchiesta nei confronti anche di un ministro che fa dichiarazioni del genere. Questa è una dichiarazione confessoria molto più recente, cioè ci dicono candidamente che di fatto noi siamo un paese ormai a sovranità perduta e che addirittura se portarne avanti e se non rispettiamo queste regole, quindi già applichiamo la sovranità, sarà ancora peggio, ancora meno sovranità. Però di nuovo invito gli ascoltatori a andarsi a leggere i verbali della Costituente, perché proprio la non conoscenza della storia e delle cause per cui si è creato l'euro e l'Unione Europea, che sono lo strumento in cui il liberismo è diventato ordinamentale, che non ci consentono di capire come uscirne. Allora vi faccio, poi do la parola un attimo a lui che deve rispondere, poi al dottor Contanassi, ma lui deve dare due risposte. Vi faccio sapere, vi faccio leggere, quello che avevo detto nel 2013, Helmut Kohl, vai a vedere, vai, portamelo, eccolo qua, dice, sapevo che non avrei mai potuto vincere un referendum in Germania, avremmo perso il referendum sulla introduzione dell'euro, questo è abbastanza chiaro, avrei perso 7-3, nel caso dell'euro sono stato come un dittatore, chiaro? Prego, risposta. Quindi questa è la storia, signori, vi abbiamo raccontato la verità.
È la verità, prego. Voglio anche aiutare l'economia italiana, ma non mi posso Non avrei soldi per farlo. Non abbiamo nemmeno la moneta, perché non abbiamo una banca centrale a livello europeo che per stabilirci limitata di ultima istanza, quindi nemmeno quella. Ma cioè, la grande fregatura. Beh, ma lo sta facendo però adesso. No, perché non può dare soldi agli stati. Lo sta facendo. Non come dovrebbe fare. Scusi, vorrei chiarire una cosa al pensionato. Non arrivano all'economia quei soldi. Perché sennò... come vengono oggi, da dove vengono le pensioni oggi? Da dove? Gli titoli di Stato che maturano interessi e pagano delle cedole, dove li recuperano? Dall'economia? No, mi dispiace. Dal 2011-2012 è successo qualcosa. L'Italia era andata nettamente fuori, i costi, famoso spread, sono cresciuti a tal punto che a quel punto non sarebbe stato più possibile garantire i pagamenti regolari né delle pensioni, né degli stipendi del pubblico impiego, né degli interessi. Cosa è successo? È stata scippata la Banca Centrale Europea, è entrato Draghi, è cominciato in vario modo tecnico che non stiamo qui a parlare, ma da ultimo col quantitative easing, semplicemente a comprare titoli di Stato italiani ad un valore assolutamente fuori mercato, cioè alla pari praticamente, in modo tale 12 miliardi oggi al mese, e stiamo parlando di 2 miliardi e mezzo di manovra che è una bazzecola, perché non so neanche 4 o 5 giorni di ciò che Draghi sta pompando dentro il sistema italiano, e questo disinformazione pura. No, guardi, non lasci entrato un euro del quantitative easing nell'economia reale italiana. Mi lasci finire alla seconda guerra mondiale provocata dal liberismo. Mi lasci finire. Lei sta negando, Lei sta negando che la banca centrale stia comprando titoli di Stato? Certo, non solo lo nego, dico che è ignorante chi dice che stanno entrando soldi nell'economia reale. Compra i titoli di Stato nel mercato secondario. Non entra nel mercato secondario, che è un'altra cosa, dovrei spiegarlo. Li sta comprando sì o no? Non entra un euro nell'economia reale. Ma questo è un altro discorso, è quello che sto dicendo anch'io. No, è fondamentale, perché la banca centrale... Ma caro signore, come vengono pagate le pensioni oggi? Attraverso gli acquisti della banca centrale. Se non si conoscono le basi della macroeconomia, non si può parlare. Guardi, pensi a conoscerle lei, che io so il fatto mio. Infatti faccio conferenze in tutta Italia, in Europa, a Bruxelles. Non ho nessun dubbio che lei faccia conferenze in questa maniera. Ribadisco la domanda. Che cosa potrebbe accadere se si dovesse uscire adesso dall'euro? Quali le conseguenze? Lo ha chiesto anche il preside che ha chiamato prima, insomma. Vito, e non abbiamo dato le conseguenze più immediate. Allora, quali sarebbero? Mi lascia finire il ragionamento di prima. Mario Draghi sta comprando circa 12 miliardi di euro al mese di titoli di Stato italiano, è costretto a comprarne anche di altre nazioni per una questione di equilibrio all'interno della BCE, purché nonostante non ne abbiano bisogno. Qual è il problema? Il problema è che questa operazione è un'operazione che è in contrasto con le regole fondamentali del patto su cui si fonda l'euro, che si dà per scontato che la Germania non possa tollerare all'infinito, perciò oggi il tema è quando e quanto sarà ridotto questo acquisto di titoli di Stato. Questo acquisto di titoli di Stato in realtà realizza un aggiotaggio, perché i titoli di Stato italiani già incorporano una perdita, in quanto lo Stato è nelle condizioni in cui si trova. La Germania ha circa il 70%, 75% di debito pubblico, l'Italia ha il 130-135%, e vengono comprati alla pari per una scelta politica. Stanno crescendo delle bolle che produrranno degli effetti molto gravi. Quali? Oggi la Germania vanta 750 miliardi circa di crediti complessivamente nei confronti del sistema delle altre banche centrali attraverso la BCE, il Target 2, mentre l'Italia ha un debito, come ha ricordato Draghi una settimana fa, di circa 350-360 miliardi, la Spagna di circa 300 miliardi. Questi enormi squilibri che sono stati nascosti sotto il tappeto, non si sa come gestirli, per cui dire uscire dall'euro non significa soltanto sganciare le valute, che questa è l'aspetto più sano, perché si tornerebbe a fluttuare secondo natura, ritornando ai sistemi economici, quello italiano, il giusto ossigeno per ripartire e creare ricchezza. Il problema è che più si aspetta, più si generano queste poste, queste partite dare e avere tra gli stati, di cui oggi l'opinione pubblica, specie quella tedesca, è tenuta rigorosamente al silenzio. Concludo, ma questo è il punto, ci vogliono degli accordi internazionali di un profilo per i quali gli uomini che ci vediamo attorno oggi non sono assolutamente in grado di essere buoni a gestire, capisce? Sono temi estremamente complessi, ma ogni giorno che passa peggiora la situazione e il sistema economico sicuramente continuerà a battere colpi indietro, perciò la situazione semplicemente si gonfierà. Cosa facciamo?
Probabilmente la necessità farà virtù, o la speranza che qualcuno ha è che la Germania riesca ad un certo punto ad uscire lei, come suggeriva anche Roland Berger, dall'euro, in modo tale da salvare in un certo senso la situazione. Ma non prendiamoci in giro, i danni dell'euro sono stati realizzati negli ultimi 20 anni e sono tutti lì, sotto il tappeto. Quando succederà questo evento, i danni usciranno allo scoperto. Sindaco di Genova. Candidato sindaco di Genova. Il guardia del leasing ha semplicemente dato una montagna di denaro al circuito creditizio privato, che ovviamente, vista le politiche di austerità, non ha immesso un euro nell'economia reale. Perché quindi i titoli tossici fossero. È stata una grandissima pagliacciata. In che caso avrebbe funzionato? Avrebbe funzionato se quella moneta creata dal nulla dalla banca centrale fosse stata immessa nell'economia reale attraverso la spesa pubblica, che è lo strumento con cui la moneta entra nel sistema. Tutti i soldi che abbiamo in un'economia derivano dalla spesa pubblica, che infatti non è assolutamente un mostro, ma è il modo in cui in uno Stato normale i soldi circolano. Se uno Stato il primo anno costruisce un ospedale, i soldi da dove li prende? Il primo anno di esistenza. Può tassare? No, deve mettere prima la sua moneta, segna bilancio meno 200, il secondo anno fa le autostrade, segna altri meno 200, continua a non recuperare quei soldi dalle tasse, dopo 2 anni il debito pubblico sarà meno 400. Dall'altra parte della lavagna cosa ci sarà scritto per il settore privato? Più 400. Se lo Stato ha la sovranità monetaria, il debito pubblico non è altro che risparmio privato. Questo è. Meraviglioso. Allora guardi, questo basta capire l'ABC della macroeconomia. Esatto, l'ABC, ma c'è anche il DEF da capire. I tedeschi non saranno mai compatibili con noi, perché per i tedeschi questa è pura aberrazione. Ah, hanno fatto uguale anche loro, se no morivano di fame. Il debito per i tedeschi, quello pubblico intendiamo, non quello produttivo delle imprese, ma il debito non c'è differenza. Non fa crescita. Invece secondo queste teorie, che non sono... John Maynard Keynes. Esatto. Ricorda qualcosa? Era un imbecille. Io non sono un trumpista italiano come qualche amico ultimamente ama farsi chiamare, e mi sembra un'autentica sciocchezza. Do atto che comunque Trump è un elemento di rottura e la sua posizione oggi verso l'Unione Europea e la Germania, il surplus di bilancio della Germania sulle esportazioni, sia un'opportunità per poter liberarci da questa gabbia. Dico soltanto e ricordo che per parlare di questi temi, sabato prossimo alle 4:30, Sala Paladin, Palazzo Moroni, 16:30, Riscossa Italia sarà presente su questi argomenti e presenterà la candidatura per la città di Padova alle prossime amministrative. Grazie. Credo sia molto presto. La politica italiana sta condannando la ripresa dell'industria italiana? Sì o no? Assolutamente sì. Assolutamente hai sì. Fatto vedere tutta la serie di dichiarazioni confessorie. Questa classe politica sta collaborando con i grandi poteri sovranazionali che ci stanno schiacciando. Non l'aiuta di sicuro. Futuro per i giovani, lavoro per i giovani. All'interno della gabbia europea non c'è nessun futuro, c'è soltanto una condanna a peggiorare la situazione. C'è futuro se ci riprendiamo la nostra sovranità e attuiamo la Costituzione della Repubblica Italiana. Insomma, l'ultima ciliegina, avvocato. Fuori, fuga dall'euro o dall'Europa? Oppure dall'euro dell'euro? Necessariamente da entrambe, perché sono entrambe il prodotto di un'ideologia che ha già causato la seconda guerra mondiale, che è il neoliberismo, condannato e respinto dalla nostra parte economica della Costituzione.